Preoccupati per te stesso, soprattutto bene, ma prenditi cura di te. Va bene, mi spiace per questo. Smettere di parlare come se fosse la fine, ok? Esplosioni mai viste. E Claude precipita di sotto, verso la sua fine inevitabile. O no? Ma va, assolutamente no. Assolutamente no. Tu stai bene? E qui andiamo in quello che nel remake è il capitolo 8. Cioè, vedete quanto in soli 3 episodi siamo già arrivati a 8 capitoli del remake. Forse è più veloce, la storia originale ha un ritmo estremamente più velocizzato. Puoi sentirmi? Sì. Sai, a quei tempi mi ero solamente spelato le ginocchia, quando ero caduto giù. Cosa vuol dire a quei tempi? Chi è la voce che parla nella sua testa? Ma cos'è ora? Ti può rialzare? Cosa significa quei tempi? Cosa riguarda ora? Non preoccuparti per me, preoccupati per te stesso. Con chi parlo? Ci proverò. Claude parla con qualcuno nella sua testa. Ok, si è mosso. Cosa riguarda questo? Vedete? Prendi la copia lentamente, piano piano. Hello, hello. Lo so. Ehi, chi sei tu? Hello, hello. E ci svegliamo in un campo di fiori, siamo caduti. Mi ha fatto un bel buco sul tetto della chiesa. Ma siamo qua. Stai bene? Questa è una chiesa nei bassi fondi del settore 5. Sei caduto dall'alto, mi ha fatto veramente preoccupare. Sono caduto giù? Certo, il tetto e il letto di fiori hanno rallentato la tua caduta, sei fortunato. Fortunato sì. Letto di fiori, questo è tuo? Mi spiace per quello. Oh, non importa, i fiori qui sono resistenti perché è un posto sacro. Che frase è? Dicono che l'erba e i fiori non crescono a Midgar. Per qualche ragione non hanno problemi a crescere qui. Io amo questo posto. Quelli che cura i fiori. E guardate, Claude potrebbe andarsene, ma non può. Ma non può. In realtà, il gioco ti dice devi parlare insieme, è un personaggio di trama. Passiamo sopra i fiori. Poverina. Cioè, ci incontriamo ancora. Sta pensando dov'è che l'ho incontrata, dov'è che l'ho incontrata, dov'è che l'ho incontrata. Non ti ricordi di me? Certo che mi ricordo di te. Preparatevi al momento più magico di tutto il gioco. Tu stai vendendo fiori? Ah, tu sei l'ubriacone dei bassi fondi. Scusami, ma sei stato veramente scortese. Ma ti perdono, perché hai comprato i fiori da me? Se lo ricordo. Sai, hai qualche materia? Sì, ce l'ha. Certo, alcune. Oggi si possono trovare materie ovunque, Claude. La mia è speciale, dice lei, non serve assolutamente a niente. Come niente? Sei tu che non sai come usarla. No, ha ragione Eris, veramente non sa. Non fa nulla. Io, davvero, non fa nulla. Mi sento sicuro ad averla, era di mia madre. La vedremo presto, la materia che si porta dietro Eris. Mi va di parlare, ti va? Dopotutto ci incontriamo ancora. Dai, non siamo scortesi qua, non mi importa, possiamo parlare con lei, l'abbiamo già offesa pesantemente, distrutto il nostro rapporto all'inizio, al primo dialogo di gioco, quindi. Perché volevo far così. Aspetta qui, cercherò i miei fiori, ci vorrà solo un minuto. Non abbiamo ancora dato il nome. Intanto passiamo sul lato di fiori, visto che è bello, Solo un po', ancora. Oh. Ora che lo menzioni. Non sappiamo i nostri nomi, vero? No. Mio nome è Aeri. Quasi corretto.
facciamo, correggiamo un errore storico, correggiamo il più grande errore storico di sempre. Eccola, sono Eris, la ragazza dei fiori, felice di incontrarti. Claude, mio nome è Claude, intanto arrivo qualcuno nella chiesa. Pensate che bello, sentite che viene lì per pregarlo. Assolutamente no. E io faccio un po' di tutto. Oh, sei un asso della manica. Certo, certo, faccio tutto ciò che serve, ma anche lo spaccone, lui, assolutamente. Va bene. Cosa c'è di così divertente? Perché ridi? Scusa, io soltanto. Arriva qualcuno. Andiamo a vedere chi è. Claude, non farti coinvolgere. Mi scrolla le spalle, ma che cavolo vuoi da me? Faccio ciò che voglio. Non preoccuparti per me. Lei sa chi è lui. Sai, Claude, sei mai stato una guardia del corpo? Tu puoi fare un tutto, vero? Sì, esatto. Allora portami lontano da qui, portami a casa. Ok, ma ti costerà. Claude, non fa nulla gratis. Ok, allora, vediamo. Cosa ne pensi se esco con te una volta? Sei fuori, le dice lui. Sei fuori, cosa stai dicendo? Non importa chi tu sia, ma tu non mi conosci. Io ti conosco. Ah, questa voce non è... Oh, sì, ti conosco. Quell'uniforme. Oh, non sa chi sono. Ehi, sorella. Questo qua è un tipo un po' strano, ma non so perché esiste. Bisogna comunque... Non è una sorella, è un maschio. Sta zitto, spira della scira. Reno, vuoi che lo facciamo fuori? Non ho ancora deciso. Eccolo, Reno, il suo codino. Non combattete qui, rovinerete i fiori, dice Reno. Nel remake non hai avuto tutte queste remore a farci picchiarci in chiesa, ma qua. Qua invece. Uscite qua, fuori. Ok. E abbiamo Eris con noi. Eccolo, Reno. Ce lo introducono bene come personaggio. Cammina sui fiori. Quelli erano occhi della Mako. Sì, giusto, andiamo a lavorare. Oh! E non camminate sui fiori, dice Reno. L'hai appena fatto te stesso, sono rovinati, finirai l'inferno. È fortissima sta parte. E ora ci divertiamo tantissimo. Perché andiamo su. No, non ci divertiamo in battaglia. Andiamo a far vedere a Eris, fatto perché ha già la limit break, così a caso. Che non ha senso adesso. Perché ha la limit break? Strana sta cosa. Strano. La faccio vedere. Anche lì non lo scordo. Healing Wind. Cura. La limit break. Eris al momento non ha materie equipaggiate. Abbiamo appena preso con noi, non aspettavo subito la battaglia. Ce la facciamo. Eris non è adatta agli attacchi fisici, però ci toccherà usare attacco che con lei nel corso del gioco. E qui ricordate quel bel Titan Bangle? Ecco, guarda Stick, la sua arma. E guardate la bella notizia, la brutta notizia che all dobbiamo dargliela a Claude e lo faremo con Fire o con Restore. Tanto vale, secondo me, fare così. Restore all e Fire. E lei diamo Lightning e Ice, cioè buono. Ma sono le materie di Tifa e Barret? Assolutamente sì. Ve lo sarete sicuramente chiesti. Certamente vengono da loro. Perché per un bel po' nel corso del gioco non saremo con Barret e Tifa. Saremo con Iris. Ehi, guardate dove andate. E qui c'è un minigioco fra i più simpatici e particolari. Ehi, non dobbiamo farli passare. Possiamo evitare tutte le battaglie. Ehi, non dobbiamo lasciare che ti catturino, no? C'è solo una cosa da fare. Claude. Iris, questa via, questa strada. Ecco, via. No, no. Non se va col cavolo che salta, non si fida. Vabbè, ti tiro a bada io. Va bene. Antica sta andando via. Attaccate, Antica. Hanno sparato, l'ho fatta cadere. Detto,
Pensi che li abbiamo uccisi? Non avrebbero dovuto affrontarsi. Marino, ma vuoi ammazzarli? No, d'aiuto. Quindi, catturata vivo o morta. Ci aspetta un secondo. Adesso tocca a noi. Adesso tocca a noi. Questo è il nostro momento di risplendere o fallire miseramente. Partiamo dalle basi. Spingi. Guardate. Uff, ops. Che bello. Li faremo giusti. Ok, sembra un po' strategica. Da completista non voglio fallire, per quanto questo aumenta il rapporto fra Claude e Eri. Però, aspettate. Aumenta il loro rapporto, perché non c'è molto bene all'inizio con quel... Ecco, la difficoltà. Oh, d'aiuto! Aspetta un secondo. Visto che bello. Questa è quella corretta. Grazie, Claude. Andiamo già a prepararci per la prossima. Non qua, non questa. Che non è questa. È difficile da capire, ovviamente, la voce. C'è la voce a mente. Ci sono pure questi simpaticoni qua. Ma noi spaziamo via come se nulla fosse. Ah no, non è giusto. Si chiamano tanto passo un attacco e vanno giù. Si chiamano Edgehog Pie in inglese. Credo che si dicano Boggy verso il remake, che è più fedele al giapponese. Oh, d'aiuto! Ecco, ma questo si vede, questo, ma si vede. Ma se sbagliavate, era un disastro, perché non potevi più usare quello che avete lanciato che ti serviva, quindi. Grazie, Claude. L'abbiamo salvato. Con molta calma, Eris. Ah, stavolta ha fatto il salto che prima non voleva fare, però. Questo casino. Ma Eris, questa via, questa strada. E da qui si va verso l'uscita. Se non sapete dov'è, il solito tasto centrale e ve lo dice, non questa strada che ho fatto io, questa qua. Ecco, visto? E siamo fuori. Siamo salvi. Ah, mi cercheranno ancora. Tu sai che non è la prima volta. Cioè, mi stai dicendo che non è la prima volta che ti danno la caccia? No. Loro sono i Turks. I Turks sono un'organizzazione della Shira. Sono talent scout per possibili candidati per soldi. Così violentamente? Oh, pensavo volessero rapire qualcuno. Chissà chi. E sono anche coinvolti in molti lavori sporchi dall'altro lato. Spionaggio, omicidi, sai, le solite cose. Tutta roba che non viene poi detta nel remake, sono bravi, bravi e santi, ma i Turk sono veramente delle carogne. Oh, sembra proprio di sì. Perché ti cercano? Ci sarà una ragione, vero? No, non penso. Io, magari pensano che io ho ciò che serve per entrare in soglia. No, no, assolutamente non è quello. Magari sì, vuoi unirti? No, ma non è vera questa cosa. Non lo so, ma non voglio farmi catturare da quelle persone. C'è ragione. Allora andiamoci. E guardate che bello. Bisognerà ancora passare un po' di tempo prima di scendere giù. Però questo appuntamento non romantico, ma quasi sui tetti con la musica di Eris. Aspetta, aspetta, ho detto. È molto molto bello. Eccola qua. È un personaggio chiave della storia, ovviamente lei. Stanca e stanca il fiatone. Non lasciarmi qui, rallenta. Ah, ironico. Pensavo che tu fossi portata per diventare insolita. Oh, sei terribile. Oh, non mai, l'ho detto che Eris. Rido. Strano, Claude, che ride. Ehi, Claude, tu sei mai stato insolita? Puntini, puntini. Lo ero, perché? Come hai fatto a capirlo? I tuoi occhi hanno uno strano scintillio. È il segno di quelli che sono stati infusi con la marca, dice Claude. Un marchio dei soldi. Ma come facevi a saperlo? Oh, niente. Niente? Giusto, niente. Ha un motivo, Eris, ma ce lo dirà più tardi, ma in maniera ambigua. Lei sa
conoscevo un soldier e ne sentiremo parlare. Bello questa cosa che fanno vedere, che fa fatica a scendere. Ce l'ho fatta, e ora ce ne andiamo. La strada giusta è quella, la mia casa è proprio lì. Sbrigati quelli che arrivano. Ma noi ce ne freghiamo altamente e andiamo di qua. Perché non farlo? Guardate, guardate, guardate una cosa che adoro. State attenti, avete visto? È talmente veloce la fisica. C'è Aeris, lo chiamavano il fantasma di Aeris ai tempi. Era un mistero, non è un mistero, è un bug strano che fa sviluppare Aeris lì, nella chiesa. Ci prendiamo cura dei fiori per la signora che sta qui, va bene? No, non posso dirgli di no, non mi importa, non mi importa. Ok, prenditi cura di loro. Allora, sono molto belli. Li laverò dopo. Io non voglio vedere i fiori. Avrei voluto rispondere scortese, ma non posso, onestamente. E guardate qua, la mia parte preferita. Fuori c'è la libertà. C'è il mondo, c'è la mappa del mondo. Ma noi siamo chiusi qua. Nulla rende la sensazione di vedere questa zona con tutta la libertà. È la musica della libertà fuori che ci attende. E noi chiusi dentro in questo ammasso bloccato. Sentite la musica che bella. C'è già la musica della warm-up, un po' diversa, un po' più nostalgica, però possiamo già sentirla. E quindi, e questa è la strada, questa è la strada. Andiamo su, ci saranno battaglie. Attenzione, questi rubano. Queste carogne rubano. Siamo il più forti che possiamo. Questi se ne vanno rubacchiando a noi oggetti o soldi e non possiamo permetterglielo. Pozione. Salviamo. Siamo riusciti a farlo. Beh, io direi che oggi, anche se è stato un episodio più breve, ne valsa la pena, vero? Ne valsa la pena di fare quello che abbiamo fatto. Ne valsa la pena perché non abbiamo salvato da un bel po'. La prossima volta saremo Claude e Iris a esplorare. Ovviamente, come sempre, se avete domande, curiosità, qualsiasi cosa che volete sapere su questo gioco, chiedetemelo nei commenti. Vedete comunque, faccio già notare che Iris parte da qua. Iris parte arretrata perché lei non è una combattente da prima linea. Puoi metterla e lo puoi fare per sviluppare la sua limit break più velocemente, che non è male, perché ne vale la pena sviluppare la limit break di Iris. Vi assicuro che se la prima recupera i punti vita di tutti gli alleati, non avete idea a livello 4 cosa fa la Limit Break di Aeris. Si spacca le mascelle, veramente. È una delle cose più forti mai viste, ma ne riparleremo. Abbiamo la guerra Stick, la Buster Sword. Al momento siamo veramente messi così così. Iron Banner, abbiamo deciso di puntare tutto su Aeris al momento. E ne vale la pena, lei è una grande maga. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Questo quarto episodio termina qui. Ciao!